Ciao a tutti e bentornati a Gioca con me, giochi per bambini. Oggi sono qui per mostrarvi tanti dolcetti molto carini, molto stuzzicanti, ovviamente dolcetti kawaii, eh? E ne abbiamo tantissimi tipi, quindi oggi li vedremo uno a uno perché sono tutti da collezionare, sono veramente tantissimi e i più svariati. Ma uno che preferisco l'ho già individuato, è molto simpatico e si appresta molto per l'estate. E eccolo qua, un ghiacciolino di, come si dice, di cocomero. Poi abbiamo torte, abbiamo appunto anche qua ancora una cocomera, abbiamo frutta, abbiamo dolci come donuts, insomma tantissime cose che ci apprestiamo a guardare una a una perché, come vi dicevo, vanno tutti collezionati. Abbiamo un mega fragolone, ecco qua i donuts che vi dicevo con la glassa super super buona, che fame che mi viene, e la cremina all'interno, quindi possiamo dividere frutta da dolci. E in un primo momento questo sono, guardate, solo alla vista mi viene fame. Un biscotto pieno ricoperto di glassa, una fantastica mille foglie, ragazzi, a più strati, buonissima. Poi abbiamo un altro tipo di biscotto, quindi lo mettiamo dalla parte dei dolci. Abbiamo un altro donut con un piccolo panna e fragola on top, buonissimo. Ah, poi abbiamo anche un hamburger qui, quindi oltre a frutta e dolci dobbiamo anche mettere una sezione per il salato, come per esempio questo hamburger. Qui abbiamo banana ricoperta di cioccolato, che bontà! Altre banane, in realtà queste sono normali, kiwi, che bello, fatto bellissimo, ananas, eccolo qua. Poi abbiamo una barretta di cioccolato un po' smangiucchiata. Poi, questo è un toast con l'uovo, quindi lo possiamo mettere insieme all'hamburger sicuramente. Qui abbiamo un dolcetto, direi che sia una specie di budino al cioccolato, quindi possiamo decisamente metterlo nei dolci. Un altro gelato, mezzo smangiucchiato. Ah, secondo me qua è passato come il Monster, voi cosa dite? E qui invece abbiamo un piccolo cupcake, sweet. Un'altra tortina, direi. Qui invece abbiamo un altro qualcosa di dolce comunque, quindi un'altra tortina potrebbe essere, un altro cupcake. Che prelibatezza, ragazzi, mi viene l'acquolina in bocca. Io adoro i cupcake. Qui invece abbiamo una bella focaccia, direi. Quindi la mettiamo nel salato. Qui abbiamo invece un... oddio, non mi ricordo più come si chiamano. Questi sono biscotti. Un altro gelato. Ah, i waffle. I waffle, e invece qui abbiamo altri tre coni gelato. Poi un altro cono gelato. Mamma mia, quanti dolcetti kawaii! Questi sono altri biscottini, direi. Abbiamo un altro biscotto a forma di stella ricoperto di cioccolato, sorridente tra l'altro, con un simpatico, una simpatica faccina. Carino, un altro cupcake, un altro biscotto ripieno, questo potrebbe essere yogurt ad esempio, un'altra tortina mezza mangiata, è sicuramente, scusate, a forma di cuore semplicemente. Qui abbiamo, non so bene cosa possa, cioè sicuramente qualcosa di dolce, ma assomiglia anche a un sapone, io direi, eh. Un altro donut mezzo smangiucchiato, quindi io sono sicura che è passato qualcuno. Un altro donut mangiucchiato. Ah, Crumel Monster, sei sempre il solito. Se mi senti la prossima volta, te ne do tante. Guarda qua, mi ha mangiato tutto. Un'altra torta bella questa, molto bella, tipo sucker. Un arcobaleno di gelato. Carinissimo. Un'altra tortina a più strati,
Qui abbiamo un altro gelatino, una mela, secondo me è dolce, però caramellata, perché vedete che è molto lucida. Poi abbiamo qui un altro biscotto, non ricoperto, ma con all'interno cioccolato e panna. Questo è un budino, direi. Qui abbiamo, non lo so, comunque non mi ha chiarito bene le idee, quindi se voi lo sapete datemi una mano, scrivetelo pure nei commenti. Questa sarà una caramella sweet, molto dolce. E per concludere un altro biscotto, o meglio, forse una pasta ricoperta un po' di cioccolato. Bene ragazzi, guardate quanti dolcetti kawaii siamo riusciti ad avere, tutti da collezionare. Potete utilizzarli anche nei vostri set Playmobil per, non so, arricchire magari il menù che avete. Quando si mangia potete arricchire il vostro set con questi mini dolcetti kawaii. Sono molto carini, appunto tutti da collezionare, veramente possono essere molto utili per arricchire i vostri kit e le vostre storie Playmobil. Quindi fatemi sapere voi come li utilizzereste. Io sono tutta orecchi, la prossima volta prometto assolutamente di sgridare Crumel Monster, perché mi ha mangiato tutto, mi ha smangiucchiato tutto e pensava che non me ne accorgessi, quel furfante. Un bacio a tutti, ci vediamo prestissimo, mi raccomando ragazzi, continuate a seguirci con tanto entusiasmo, siamo contentissime e vi ringraziamo dal profondo del cuore, quindi continuate così perché abbiamo sempre tante cose per voi. Un bacio!